Siamo con Don Raed Abusalia, il da due mesi direttore generale della Caritas di Gerusalemme, dopo tanti anni trascorsi come parroco a Taibè, l'antico villaggio di Efraim che ha ormai da anni legami profondi con Firenze e con la Toscana. Iniziamo chiedendo qual è la situazione che ha lasciato a Gerusalemme i nuovi scontri dei mesi scorsi, le tensioni sempre aperte. Sì, la situazione è uguale. Mi dispiace di dire che è ferma, al contrario, peggiora. Questo vuol dire che gli israeliani continuano a costruire questi insediamenti dentro i territori palestinesi occupati. Gerusalemme è chiusa a tutti i palestinesi, musulmani e cristiani. Poi il processo di pace è fermo. Adesso gli americani stanno facendo uno sforzo. Con il nuovo governo di Netanyahu, secondo me, non ci sarà niente. I palestinesi sono pronti a un negoziato vero, a condizione che loro sostengano la costruzione di questi insediamenti. Perché la base del processo della pace è land for peace, la terra in scambio della pace. Questo vuol dire, alla fine, se loro vogliono la pace, dovrebbero evacuare i territori palestinesi che hanno occupato nella guerra dei sei giorni nel 67. Allora, se loro sanno che alla fine del processo della pace dovrebbero uscire di questi territori, perché costruiscono fin oggi, non soltanto a Gerusalemme, ma anche nei territori insediamenti? Questo vuol dire, è chiaro, non vogliono la pace. Nuove case che vengono costruite, invece molti cristiani che se ne vanno. Qual è la situazione della minoranza cristiana in Terra Santa? Prima di tutto io rifiuto categoricamente di chiamarci minoranza, perché almeno in arabo minoranza vuol dire che siamo deboli, stranieri, perseguitati, abbiamo paura. Noi non siamo deboli, non siamo indifferenti, non siamo perseguitati, non abbiamo paura. Questa è una piccola comunità cristiana di 50.000 nei territori palestinesi occupati, Gerusalemme Est e Gaza. Questo vuol dire 1,4% della popolazione. Certamente hanno immigrato nel secolo scorso, all'inizio di questo secolo, soprattutto dopo la seconda intifada, e continuano a immigrare, ma anche i musulmani immigrano, ebrei israeliani immigrano. Ma perché il nostro piccolo numero è piccolo, se 100 famiglie immigrano si vede. Noi lavoriamo tutte le chiese, la Caritas, a aiutare questa piccola comunità cristiana a rimanere in Terra Santa. Questo è il nostro impegno. Perché? Perché non vogliamo la Terra Santa vuota, non vogliamo i luoghi santi, pietre morti, musei freddi. Allora vogliamo almeno mantenere questa piccola comunità che rimane, di rimanere in Terra Santa. La presenza cristiana è anche una presenza di dialogo e di lavoro per la pace. Sì, sì, certamente. Noi non possiamo essere che ponti, bridge builders, costruttori di ponti. Noi, il nostro ruolo interessante è di essere un ponte tra gli israeliani e i palestinesi, e tra ebrei e musulmani, tra l'Oriente e l'Occidente, tra l'Islam e il cristianesimo. E lo facciamo veramente, perché è una presenza tranquilla, pacifica, semplice, non violente. Io personalmente sono, posso dire senza pretensione, un piccolo specialista di non violenza. Ho scritto la mia tesi dottorale sulla violenza e non violenza nel pensiero e nella pratica islamica. Perciò abbiamo lanciato e lanciamo sempre tante iniziative per la pace: la musica per la pace, prodotti per la pace, danze folkloriche per la pace, le lampade della pace in Terra Santa. E noi, questo è il nostro grido. Nostro grido a tutti: pregate per favore per la pace in Terra Santa e la pace di Gerusalemme. Quando ci sarà pace a Gerusalemme, ci sarà pace in tutto il mondo. Quando avremo pace in Terra Santa, la Terra Santa sarà il paradiso del mondo. Cioè, Gerusalemme è la porta della pace e la porta della guerra. Questa era una convinzione del nostro sindaco qui di Firenze, Giorgio La Pira: non ci sarà pace nel mondo finché non ci sarà pace a Gerusalemme, non ci sarà pace tra le grandi religioni del patriarca Abramo. Sì, sì, certamente. Io sono convinto di questo, che
E questo è il problema e la chiave della soluzione. Che questi poveri figli di Abramo sono cugini e figli nemici. Allora la soluzione è di veramente capire che come figli di Abramo, ebrei, musulmani, cristiani, sono tutti invitati a erigere di nuovo la tenda crollata di Abramo. E non solo, devono capire che anche questo conflitto ha uno sfondo religioso, diciamo, teologico, non soltanto politico. E dobbiamo anche dare una testimonianza di dialogo in questo ambito religioso, perché le religioni, anche se loro predicano la pace, il perdono, il dialogo, la convivenza, hanno fatto tanti danni e soprattutto, interessante, io dico per scherzare, questo povero Abramo doveva rimanere lì in Iraq e lasciarci in pace. Questo conflitto risale non a 65 anni, a 4.000 anni. Se loro non capiscono veramente che la vocazione della Terra Santa di essere la terra di Dio e Dio è il nostro Padre, questo vuol dire che noi siamo tutti fratelli e sorelle, non ci sarà mai pace in Terra Santa. In tutto questo cammino qual è il ruolo della Caritas? La Caritas era fondata a Gerusalemme alcuni giorni dopo la guerra del 67, per rispondere ai bisogni urgenti della popolazione cristiana e palestinese, non soltanto i cristiani ma anche i musulmani, e non soltanto i cattolici ma anche tutti i cristiani della Terra Santa. E da allora noi serviamo più poveri dei poveri, prima di tutto, ma in tanti settori. Prima di tutto nel settore sociale, questo vuol dire anziani, malati, handicappati e drogati. Poi nel settore medico abbiamo tanti centri medici a Taibe, a Abud, a Gerusalemme, a Gaza. Poi nel settore del credit department noi diamo piccoli crediti a piccole imprese, small development projects, per housing projects, appartamenti, e per student credits per studenti universitari. Poi nel settore dei giovani abbiamo un dipartimento, youth department, e lo scopo è la formazione e l'azione, la formazione di questi giovani al volontariato, allo spirito della Caritas, ma all'azione, questo vuol dire fare qualcosa in ogni parrocchia abbiamo un gruppo della Caritas. Poi abbiamo un dipartimento di sviluppo, development project, il nostro scopo adesso è di passare dalla carità allo sviluppo, from charity to development, perché non vogliamo creare mendicanti, noi vogliamo creare un popolo forte che vuole lavorare, deve lavorare, hanno prodotti di alta qualità, vogliono vivere e sopravvivere con dignità. Questo è anche lo scopo della carta, di sviluppare questa popolazione e non creare mendicanti. Perché oggi qua a Firenze? No, io sono venuto in Italia perché volevo un po' ricominciare questo rapporto della Caritas di Gerusalemme con la Caritas italiana, che mi dispiace era interrotto da quasi più di 5 anni. Perciò abbiamo incontrato la Caritas di Como all'inizio, poi ieri Caritas italiana e Caritas internazionali, e oggi vogliamo incontrare Caritas Firenze e Caritas Lucca. E noi non siamo venuti per chiedere soldi. Loro devono essere tranquilli, non abbiamo bisogno di soldi. Noi vogliamo aprire una via di collaborazione, di amicizia, e dire a loro che la responsabilità della presenza cristiana interessante non è soltanto la responsabilità dei cristiani della Terra Santa. Già la nostra presenza lì è un tipo di resistenza di questa piccola comunità cristiana interessante. Noi diciamo a loro: noi siamo vostri fratelli e sorelle che sono interessanti, e tutto ha cominciato lì a Gerusalemme, di quella tomba vuota a Gerusalemme, dunque vogliamo collaborare insieme. Infatti io ho proposto alla Caritas italiana un piano di lavoro che ha piaciuto a loro, che ha bisogno di un po' di tempo, un piano che si chiama Gemillaggi e Viaggi. E questo vuol dire che in tutta la Terra Santa abbiamo 20 parrocchie,
in Israele 20 parrocchie, in Giordania 35 parrocchie. Allora io chiedo a loro che una diocesi adotta una parrocchia e tramite la Caritas diocesana e l'ufficio dei pellegrinaggi diocesano. E così ogni gruppo di tutte queste parrocchie della diocesi, quando vanno in pellegrinaggio intrasanta, visiteranno questa parrocchia per una messa domenicale, per un incontro, per un pranzo, per un scambio culturale, per visite mutue. E perché? Perché vogliamo dire a loro, quando voi andate intrasanta, non dovete soltanto visitare i luoghi santi, che sono importanti, ma anche visitare la comunità cristiana intrasanta. Questo è un segno di solidarietà con questa piccola comunità cristiana interessante. E quando siete lì interessante dovete ascoltare tutti, i cristiani, i musulmani, i palestinesi, gli israeliani, perché ognuno ha la sua storia da raccontare. Qualcosa di simile lei ha fatto come parroco di Taibè con la diocesi di Firenze, ad esempio con la produzione e la commercializzazione dell'olio della Terra Santa, quindi anche lì progetti che riguardavano viaggi, pellegrinaggi, ma anche la possibilità di scambi commerciali e di favorire lo sviluppo. E non soltanto, noi siamo, io come parroco di Taibe, rimango sempre parroco di Taibe, anche se adesso sono parroco di Ramallah vicino, perché io Efraim e Taibe esiste dappertutto, non soltanto a Efraim, perché Efraim nel Vangelo è il luogo di riposo, di tranquillità, e noi tutti abbiamo bisogno del nostro Efraim. Allora, noi siamo grati veramente da 10 anni di questa bellissima collaborazione tra la Diocesi di Firenze e la Diocesi di Gerusalemme e la Basilica di San Lorenzo, con il nostro grande amico che saluto, Monsignor Angelo Livi, e Taibe. E con questa collaborazione in 10 anni, tramite anche la collaborazione dei nostri amici Giovanni Gianfrati e Lorenzo Paolini dell'Associazione Cultiviamo della Pace, i nostri amici dell'Università di Firenze, CNR di Firenze, abbiamo potuto fare piccoli miracoli. I grandi miracoli il Signore li fa. Noi abbiamo cominciato anche questo frantoio moderno che era dato dalla CE italiana, abbiamo costruito una casa di riposo per gli anziani, abbiamo costruito una casa di accoglienza per i pellegrini, abbiamo sviluppato il centro medico della Caritas a Taibe e finalmente abbiamo lanciato la prima stazione di radio cristiana interessante, Holy Land Radio. E tutto questo grazie a questa amicizia tra Firenze, e dobbiamo ricordare il nostro grande amico cittadino di Taibe, cittadino onorario di Taibe, Cardinal Ennio Antonelli. Anche salutiamo il nostro amico Cardinal Petori, che è venuto in Terra Santa senza passare a Taibe, ma fa niente, la prossima volta. Dunque questo è un esempio pilota per quello che noi pensiamo per il futuro. In Toscana opera anche la Fondazione Giovanni Paolo II, che porta avanti progetti di collaborazione con la Terra Santa. Ad esempio, sempre nell'ordine di quello che diceva prima sullo sviluppo, con borse di studio per giovani studenti. Sì, 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 io conosco molto bene da quasi 6 anni la Fondazione Giovanni Paolo II, che ringraziamo per la loro collaborazione con la custode della Terra Santa e soprattutto il nostro grande amico Don Ibrahim Feltas. E ringraziamo loro per le loro iniziative. Stanno facendo bellissime cose, certamente, soprattutto nell'ambito culturale, anche scambi culturali, per esempio nel loro centro a Betlemme insegnano anche l'italiano. E dunque, e poi nell'ambito sportivo sponsorizzano e lanciano tante iniziative sportive come il Marathon della Pace ogni anno. E questa idea è un'idea bella, perché da Betlemme 9 km a Gerusalemme non si può andare, ma con lo sport si può correre da Betlemme a Gerusalemme con musulmani, cristiani e ebrei. Noi, per dirvi la verità, ringraziamo tutti e incoraggiamo qualunque sforzo, un'iniziativa di tutti i nostri amici che aiuta ambedue le popolazioni israeliane e palestinesi a fare la pace, perché per me la pace è il più grande regalo che il Signore e il mondo potrà dare alla Terra Santa, e noi siamo pronti a fare qualunque cosa per ottenere quella benedetta pace.
È un appello che lanciamo a questo punto a tutte le diocesi toscane, appunto nell'ordine dei gemellaggi che diceva prima, a far diventare anche i pellegrinaggi che vengono fatti in Terra Santa non solo occasioni spirituali ma anche occasioni di carità. Certo, certo, noi invitiamo tutti a adottare la nostra proposta di gemellaggi via GIP e approfitto di questa occasione per ringraziarvi ma anche per lanciare l'appello al ritorno dei pellegrini. Venite, non abbiate paura di venire, venite in grandi numeri, dite alle altre di venire e non lasciateci da soli, perché questo è veramente un segno di solidarietà con la comunità cristiana, ma non solo, anche con tutte le popolazioni della Terra Santa. E dovete sapere che voi, anche voi, dovete sentirvi cittadini di Gerusalemme. Gerusalemme non appartiene a noi, neanche agli ebrei soltanto, neanche ai musulmani. Gerusalemme è il patrimonio di tutto il mondo, è l'eritaggio di tutta l'umanità. Ognuno può dire che è nato a Gerusalemme, come leggiamo nel Salmo 87, o santa città di Dio. Tutti possono dire che sono nati in te abbiamo i nostri radici, i nostri fonti. E finisco con questa citazione del nostro patriarca che diceva che ogni cristiano, ogni fedele deve capire che ha due diocesi di origine, la diocesi dove è nato e battezzato e la diocesi di Gerusalemme. Dunque noi vogliamo soltanto 1 milione di pellegrini italiani ogni anno in Terra Santa, non di meno.